Ben ritrovati in diretta sulle Fonti TV, sono esattamente le 15.30, questa è l'apertura di Wall Street e naturalmente prosegue le Fonti Trading Week, tra poco ci focalizzeremo proprio alla Trading Week e gli spunti dai professionisti, dai top traders che interverranno nel corso di questa settimana. Intanto però vorrei farvi vedere questa apertura di Wall Street estremamente importante dopo un lungo weekend e come possiamo vedere decisamente sulla parità, il Dow rimane sotto la parità, invece l'S&P 500 leggermente al di sopra della parità, più 0,05%, tra poco si aggiornerà anche il Nasdaq Composite sulla nostra piattaforma. Intanto vi segnalo che guadagna lo 0,4% proprio in questi primi istanti d'apertura. Guardiamo velocemente anche i singoli titoli. Qualche istante fa vi ho fatto vedere proprio durante le Fonti International uno dei titoli del WSJ, ovvero The Wall Street Journal, che gli investitori retail e non solo si aspettano tantissima volatilità nel mese di luglio, poi naturalmente non lo si può sapere attualmente se sarà così o meno, però c'è stato un relativamente tranquillo mese di giugno e ci si aspetta tantissima volatilità nel corso dell'estate. Intanto stiamo vedendo il comparto tech in forte rialzo, bisogna osservare assolutamente alcuni titoli, in particolar modo i titoli cinesi che sono quotati a New York. Vorrei farvi vedere velocemente Didi, che ha un grafico molto molto piccolo, che non si può assolutamente analizzare a livello di analisi tecnica, però un'azienda estremamente interessante, la cosiddetta Uber cinese, e naturalmente abbiamo visto tutto ciò che ha fatto la Cina nei confronti di Didi per spezzare naturalmente l'azienda, tanto che ha ordinato ai diversi app developers in Cina di sospendere l'uso dell'app Didi. Intanto il titolo perde il 25% proprio in apertura. Bisogna dire che nell'IPO, ovvero nella quotazione al New York Stock Exchange, solo qualche giorno fa, ovvero il mercoledì scorso, ha raccolto 4,5 miliardi di dollari, quindi comunque si tratta di una somma piuttosto interessante, di una somma piuttosto alta per un unicorno del genere. Intanto volevo farvi vedere velocemente anche i diversi comparti. Oggi le banche sono decisamente sottotono anche a Wall Street, una situazione simile come quella qua in Europa e non solo, specie in Italia. Abbiamo United States All Fund che cede lo 0,9%, l'ETF Oil and Gas sull'S&P 500 cede quasi il 2% e la maggior parte dei giganti comunque rimangono sotto la parità. Abbiamo poi Tesla e Nikola. Nikola in forte rialzo, Tesla cede leggermente un po' di terreno, e poi ci focalizzeremo velocemente anche sul comparto biotech, che è stato uno dei grandi protagonisti nell'ultimo anno. Oggi apre sotto la parità, cede lo 0,76%. Sul fronte mercato obbligazionario, attenzione perché scendono ulteriormente i rendimenti. Questo è davvero incredibile, tutto ciò che stiamo osservando sul fronte obbligazionario. Il decennale ad 1,39, attenzione perché era da un po' che non vedevamo il rendimento del decennale sotto quota 1,4, siamo ad 1,39, ovvero scendono i rendimenti, in rialzo i prezzi, il trentennale a 2,01, il biennale allo 0,23, invece lo spread tra i BTP e Bund comunque rimane inchiodato nel range 100-101 punti base. Questa è la situazione estremamente interessante sotto tutti i punti di vista, e questo invece è l'indice del dollaro, oggi si rafforza dello 0,22%, l'euro dollaro scambia ad 1,1831, e il grande protagonista di queste giornate rimane il petrolio. Dopo il fallimento dell'OPEC Plus, il WTI cede il 2,5%, il Brent attualmente scende dell'1,73%, però attenzione perché comunque i prezzi rimangono abbastanza alti. E dunque focalizziamoci sulla nostra Trading Week. Naturalmente è assolutamente doveroso fare un commento sull'apertura di Wall Street, c'è tanta carne al fuoco, come si dice, e siamo in compagnia di Fabrizio Alessandro, MQL Suite. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a te Alessandra. Allora, dunque, vorrei partire con un commento sull'apertura di Wall Street e soprattutto che cosa possiamo attenderci. Si è partito sulla parità, adesso iniziano a scendere ulteriormente gli indici, possiamo attenderci uno storno, ci sono i presupposti, e poi naturalmente sentiremo i tuoi consigli nei confronti dei nostri telespettatori proprio per quanto concerne quest'estate.
Allora, secondo me potrebbero esserci i presupposti per uno storno molto rapido. Abbiamo delle condizioni di ipercomprato, in particolare sugli listini americani. Abbiamo ipercomprato mensile sul Dow Jones, abbiamo ipercomprato mensile quasi settimanale sull'S&P 500 e sul Nasdaq. Abbiamo ipercomprato su tutti e tre i time frame multi-day. Adesso abbiamo delle condizioni di fortissimo ipercomprato anche sull'intraday, mentre ci avviciniamo a una resistenza fondamentale, il nostro risk range mensile, che è compreso tra i 14.834 e al ribasso 14.295. Diciamo che abbiamo i listini mondiali che tutto sommato oggi giornata un po' incerta, andamento misto, che però si mantengono ai massimi storici. Poi abbiamo avuto l'Australia e la Nuova Zelanda con un tono ottimista per via delle banche centrali. Abbiamo visto che la RBA inizierà a settembre a ritoccare il programma di quantitative easing. Addirittura in Nuova Zelanda si parla di rialzo dei tassi dello 0,25%. Quindi in realtà c'è ancora ottimismo su questo mercato e segue un jobs report buono di venerdì scorso, ma non così buono da far ritornare centrale l'argomento Federal Reserve tapering negli Stati Uniti. Quindi siamo in una situazione in realtà di Goldilocks, potremmo dire, per l'azionario. Potremmo aspettarci ulteriori rialzi, però tecnicamente abbiamo appunto queste condizioni di ipercomprato. Io non mi aspetterei correzioni importanti, assolutamente. L'unica variabile che va tenuta sott'occhio è il dollaro americano. Dicevi poco fa, siamo Eh sì. in rialzo dello 0,24 e siamo molto vicini a violare la neckline di un test spalle rovesciato giornaliero che è un po' che in fase di formazione. E questo potrebbe essere, ma più che la continuazione del rialzo del dollaro americano è la rapidità con cui il dollaro americano dovesse muoversi, che potrebbe essere ricollegata a quello che sta succedendo sul repo market, tutte queste operazioni di reverse repo che sta facendo la Federal Reserve, che dovrebbero aumentare nel corso Hai proprio dell'estate, fatto bene ovviamente. a toccare questo argomento, quindi infatti sarebbe stata una delle mie domande, credi che ha a che fare con i cosiddetti aggiustamenti dei repo rates? Sì, esattamente. Pare che ci sia una evidente mancanza di collaterale nel sistema, che significa in fondo domanda di dollari, okay? E potrebbe aumentare notevolmente da qui al mese di agosto. Quindi è un argomento molto complicato, è un settore compreso veramente da pochi, le tubature di questo sistema, però noi possiamo prendere l'informazione, ok? C'è sul mercato mancanza di collaterale pristino denominato in dollari, che potrebbe accelerare nel corso dell'estate e avere un impatto rialzista sul dollaro americano e ribassista sui tassi che, dicevi bene, continuano a scendere, e questa soglia del decennale 1,40 potrebbe essere molto interessante, perché se questo rendimento si spingesse stabilmente sotto 1,40, il caso di un dollaro in accelerazione prenderebbe ulteriormente corpo. E mi darei come soglia rilevante, come area rilevante per il dollaro americano, quella compresa fra i 93,50 e i 93,75, con tassi in un'ulteriore discesa e dollaro sopra quell'area. Allora sì che potremmo vedere una correzione un po' più importante nell'ordine del 10-15% sull'azionario. E io operativamente sto cercando di sfruttare questa possibilità su dollaro messicano, che ho preso al rialzo. Ho acquistato dollari contro
pesos messicani, proprio perché la mossa iniziale post Fed, quel forte rialzo che abbiamo visto durato 3 sedute, su USD MXN è stata del tutto riassorbita. Si è ritornati da dove si era partiti, e quindi nella eventualità che il dollaro non abbia esaurito i suoi rialzi, spingendo in particolare su quella coppia là. Allora, dunque focalizziamoci invece un attimo sui mercati equity. Innanzitutto, che cosa ti senti di immaginare in questo caso e consigliare ai nostri telespettatori anche a livello di operazioni intraday, considerando tutte le circostanze? Abbiamo detto l'aggiustamento dei repo rates, i tassi reali degli Stati Uniti sui massimi storici da qualche, naturalmente da qualche mese o forse addirittura qualche anno. Abbiamo visto il decennale ad 1,39. Di che cosa bisogna prepararsi? Ecco, che cosa sta per accadere a tuo avviso? Allora, se questa discesa dei tassi e salita del dollaro si esaurisce rapidamente, non ci sono grossi problemi. E per parlare di equity, Nasdaq potrebbe continuare la sua marcia, probabilmente sovraperformare S&P e Dow Jones sopra 14.835, con possibile obiettivo a 15.270 area, primo obiettivo mensile significativo. Il quadro rialzista del Nasdaq su base mensile cambierebbe sotto area 14.295, da lì potremmo avere un primo step al ribasso sotto 13.000, in area 13.860. Diamo qualche livello sul Dow Jones, potrebbe proseguire al rialzo sopra 34.990 con obiettivo a 35.688, cambiamento del quadro su base mensile sotto 34.134, obiettivo a 33.440, mentre l'S&P 500 è già in zona long mensile. Quindi dobbiamo tenere presente, fare attenzione alla tenuta di area 4330. Sotto potremmo avere un ritorno verso area 4280-4260. Se invece l'area dei 4330 tiene, si potrebbe andare in estensione a 4400 area sui listini americani. Abbiamo statistiche per la settimana e per il mese positive, anche se i numeri sono interessanti più per il Nasdaq che per gli altri due listini. Abbiamo 70% di probabilità di chiusura positiva per il Nasdaq alla settimana e 66,67% di probabilità di chiusura in territorio positivo per il mese. Ripeto, il quadro è long, questi livelli long che ho dato si possono sfruttare, bisogna però fare attenzione al dollaro americano, perché se il dollaro continua a salire e il decennale accelera sotto 1,40, è possibile che vedremo una correzione per quanto rapida sull'azionario, però potrebbe essere ecco, più profonda, nell'ordine del 10%, ecco. Dunque andiamo a vedere velocemente anche la situazione in Europa. In particolar modo vorrei focalizzarmi sul DAX attualmente, perché è senza alcun dubbio l'indice più tradato qua in Europa, nonostante che noi siamo a Milano, quindi ci focalizziamo spesso al FTSE MIB come giusto sia, però dall'altra parte l'indice più interessante a livello europeo, senza alcun dubbio per la maggior parte degli investitori, ma anche solo trader, è il DAX di Francoforte. Attualmente cede lo 0,25%, anche il FTSE cede poco più dello 0,20%, anche il Cacaran sottotono. Poi hai detto bene, comunque sono vicini ai livelli, ai massimi storici, soprattutto per quanto concerne il DAX e il FTSE MIB, vicino ai livelli desiderati dei 25.500, a livelli chiave piuttosto che desiderati 25.500 punti. Iniziamo dal DAX. Allora, il DAX per il momento sembra avere attutito, ecco, la reazione ai dati di questa mattina. Siamo assolutamente neutrali per il momento su base mensile, siamo all'interno del nostro risk range e sull'RSI ancora non abbiamo un'informazione chiara, abbiamo dati misti. Abbiamo una statistica positiva per la settimana,
quasi il 60% di probabilità di chiusura positiva, informazione che si potrebbe sfruttare sopra 15.712, che è il nostro livello di ingresso long, anche mensile, e già dal mese scorso avevamo un obiettivo in area 15.920. 15.915 è il target al rialzo, sopra 15.712. Abbiamo già avuto in apertura del mese la tenuta del risk range, la parte inferiore, il supporto è 15.509-15.460, quindi se tiene quest'area di supporto ancora una volta, se ritestata, è una buona area per acquistare sulla debolezza. Sotto 14.460 invece potrebbe cambiare il quadro e potremmo andare a rivisitare area 15.260. Invece long, ripeto, sopra 15.712. E dunque, prima di spostarci verso le materie prime, ma anche forse le valute, andremo a vedere sempre se ci permette il tempo, volevo chiederti giustamente un parere anche sulla FTSE MIB, anche se non sono sicura se è un indice che segui, Fabrizio. Sì, no, l'ho anche tradato di recente, ho provato a... poi io non sono un trader di lungo periodo, non riesco a mantenere le posizioni per più di tanto, però questa ripartenza era interessante da prendere, e sul listino italiano abbiamo già segnato due massimi dall'inizio del mese al di fuori del risk range, che è 25.494-24.941, e in pullback oggi... è stata tenuta praticamente la candela di riaccumulazione di giorno 2 e siamo tornati in area long mensile, quindi sopra 25.494 in chiusura si potrebbe valutare di acquistare sulla forza per obiettivo a 25.940, primo obiettivo mensile, e si potrebbe fare appoggiati da una statistica che comincia ad essere interessante, 60% di probabilità di chiusura positiva per la settimana, è un'analisi RSI bullish su tutti i time frame che non presenta condizioni di ipercomprato dopo la ripartenza, l'ennesima conferma del supporto della media mobile mensile che adesso è sui 25.157. Quindi anche qui potenzialmente prospettive rialziste, l'area che guarderei per acquisti sulla debolezza è compresa tra 25.046-24.940 e questo potrebbe essere il livello chiave per un cambiamento di outlook nel breve periodo. Chiusure sotto 24.940 invece ci potrebbero riportare a visitare intanto area 24.490. Allora, veniamo al dunque, come si dice, perché il market mover di questa settimana e della settimana scorsa, almeno verso la fine, era il petrolio, che comunque stiamo vedendo proprio adesso che cede il WTI poco più del 2%, il Brent invece cede l'1,70%, ma comunque rimane sui livelli abbastanza alti, il WTI verso i $75, il Brent comunque è sceso quasi di un dollaro e mezzo a 75,80. Quali sono i livelli che ci potresti indicare proprio per quanto concerne sia il benchmark WTI che il Brent, anche se vogliamo considerare tutto ciò che è accaduto con OPEC Plus, con OPEC e i propri alleati? Sì, abbiamo parlato anzi qualche istante fa con Leila Ben Ali, che è il capo economista dell'International Energy Forum, che ha cercato di sostenere l'OPEC, forse come sia anche doveroso visto la sua carica, però c'è da preoccuparsi? Ma io onestamente vedo il petrolio che continua a tenere il trend, ok? Tecnicamente ancora non abbiamo alcun tipo di segnale che possa generare preoccupazione rilevante. Adesso vediamo quali sono i possibili riferimenti. Non so se si metteranno d'accordo, in realtà il fatto che non si siano per il momento messi d'accordo, tolta la possibilità di comportamenti di azioni indipendenti da parte degli stati membri, dovrebbe essere rialzista per il petrolio, che era ipercomprato, continua ad essere ipercomprato sul settimanale, e in pullback adesso ha rispettato il livello long mensile a 74,71.
non solo, ma anche l'apertura di questa candela di riaccumulazione di giorno 25 giugno, per cui se da questi livelli dovessimo continuare a scendere, io intanto darei uno sguardo ad area WTI 72,47, 71 e 78 per valutare acquisti sulla debolezza. Se non dovesse ripartire da lì, se la zona venisse testata, al di sotto potremmo avere un pullback di area 68 e 90 da comprare assolutamente. Ma intanto io ribadisco, abbiamo anche statistiche positive sia per la settimana che per il mese, quindi in caso di ripartenza da questi livelli si potrebbe provare a rintercettare di nuovo sopra 75,40 per obiettivo 78,30, e se per caso si dovesse continuare a scendere da questi livelli, secondo me ci sarebbero sarebbe opportuno monitorare con attenzione quest'area dei 72,50, 71,80 per valutare acquisti sulla debolezza. E dunque ultimissima, scusami, prego. No, vai pure, sì, l'outlook secondo me rimane positivo per il momento. Ok, perché c'erano diversi outlook, alcuni naturalmente erano per un possibile addirittura target degli 80 dollari, sempre per quanto riguarda il Brent, altri 100 dollari, ma ci sono anche degli analisti che credono che il petrolio però nello stesso tempo potrebbe scendere. Volevo chiederti un parere anche sull'oro, che oggi torna sopra quota 1800 dollari, a l'oncia siamo a 1809, in rialzo di un punto percentuale, dunque qui come rimane l'outlook? Allora, siamo su un livello chiave, abbiamo appena oltrepassato questo che io considero il risk range mensile, che è tra 1808 e 1730, e dobbiamo chiudere bene sopra questo 1808 per poter aspirare a una continuazione verso 1870-72. Primo passaggio al di sopra di questo livello chiave mensile è stato seguito da un ritracciamento. Vediamo, è importante la tenuta di 1794, abbiamo parecchi massimi allineati su questo livello, quindi un primo segnale di debolezza, di ritorno della pressione ribassista potrebbe essere sotto 1794, nel caso venisse confermato valuterei acquisti sulla debolezza in area 1745-1730. Se però riusciamo a chiudere sopra questo 1808, ci potrebbe essere spazio per un recupero. È una situazione strana quella del gold, abbiamo visto già la scorsa settimana il gold salire insieme al dollaro, potrebbe inserirsi in un cambio di narrativa da inflazione a disinflazione, però credo sia un po' presto per dirlo, quindi meglio fare affidamento intanto sui livelli tecnici che ci aiutano sempre molto bene. Grazie mille Fabrizio Alessandro, MQL Suite, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a te, sempre un piacere, buona serata.